Il giro si avvicina anche dalle nostre parti, qui a Chieti Scalo, dove c'è la nostra Antonella Micoliti, appena uscita dalla redazione, con un po' di persone in attesa del passaggio della carovana rosa, che passerà un po' prima rispetto alla tabella di marcia. Vediamo anche già le prime auto pubblicitarie nella zona. Allora a te Antonella, per il momento soltanto per un saluto, a te. Sì Carmine, grazie, un saluto al volo. Hai detto tu che non sono favoriti gli abruzzesi, però qui si fa il tifo, come potete immaginare, per il teatino Giulio Ciccone, che è di Brecciarola, vero? Esattamente. Sì, sì, è vero, di Ciccone di Brecciarola, e l'emozione che perlomeno della nostra terra, anche se non esiste più il cavoscio d'Abruzzo, speriamo che prima o poi rientri un nuovo campione. Foto alla mano naturalmente, macchina fotografica alla mano. Qui poi Carmine ci sono, diciamo che tra breve, il, come dici tu, i corridori passeranno sotto la nostra emittente, avremo questo privilegio. C'è anche un altro abruzzese, lo avete ricordato, di Miglianico, proprio di qua vicino, Dario Cataldo, ma ci sono tantissimi bambini e ragazzi che aspettano impazienti il Giro d'Italia, perché voi dal vivo non l'avete mai visto? No. Mai, mai. Ma... ti fate per qualcuno in particolare? No, speriamo che... per la maglia rosa. Giustamente, loro sono molto imparziali. Allora, ha detto tutto naturalmente Paolo Durante dal punto di vista sportivo, 110 anni per questo giro, Chieti che è colorata di rosa, passeranno i ciclisti su a San Giustino, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio, tantissime sono le iniziative, tra breve arriverà la carovana rosa e poi i ciclisti, e noi in quel momento ci ricollegheremo in diretta quando sfileranno i ciclisti, che sono numerosi, 170 per l'esattezza, almeno quelli ufficialmente in gara. Ci ricollegheremo tra qualche minuto, noi siamo in trepida attesa, come anche le persone che piano piano stanno affollando e si stanno avvicinando ai marciapiedi. A te la linea Carmine. Grazie, grazie Antonella. Più che altro sono tutti fotografi, infatti mi hanno detto fammi l'intervista prima perché appena passa il giro dobbiamo fare le immagini, vero? E le volevo chiedere, sì, Tonino, qual è l'immagine dei precedenti Giro d'Italia che le è rimasta più impressa? Bellissima la domanda, è sempre un'emozione, però ricordo il Brockhaus fatto qui in Abruzzo, bellissimo, nevicava quel giorno all'arrivo, e quindi oggi invece facciamo il tifo per Ciccone, Cataldo, e speriamo che Nibali possa vincere il giro. Buono scatto allora fotografico, e il cellulare sempre presente. Dove si trovano i ciclisti ora? Stanno svalicando a Chieti, proprio in città. Quindi praticamente dovranno prendere a breve la colonnetta e scenderanno qui lungo, sì, Viale Abruzzo. Sì, sì. La colonnetta, la stazione, girano e arrivano qua, in 5 minuti arrivano. Lei si è mai perso una tappa del Giro d'Italia in Abruzzo o no? No, io l'ho sempre seguito in tutta Italia, in Abruzzo in particolare. Poi, addirittura in tutta Italia? No, non fisicamente, alla televisione. Per la televisione. È una delle poche cose sportive che seguo assiduamente, insomma, quando posso. Quando lavoro, ciclista? Ovviamente. Amatoriale? No, no, neanche, proprio... è bello vederli faticare, gli atleti, che non è più come gli altri sport che sembrano tutti un po' fasulli. Eh beh sì, e c'è da faticare. Ancora... uno sport duro, e c'è da faticare perché, insomma, l'abbiamo detto prima con Paolo, ci sono 185 chilometri per la settima tappa, denominata la tappa del ricordo. Intanto stanno, credo, per arrivare, è un momento emozionante. Ecco, abbiamo una situazione privilegiata proprio sotto la nostra emittente, sotto Rete 8, lo vediamo dalla telecamera di Andrea Berardinelli. Settima tappa per questa tappa del ricordo, scusate il gioco di parole, perché da Vasto, come avete detto e avete fatto vedere, si giungerà all'Aquila in segno di rinascita. Tutta la città, tutto l'Abruzzo si colora di rosa, in particolar modo Chieti. Avete visto prima anche dalle immagini proposte ovviamente dalla Rai che le ha in esclusiva, uno striscione proprio per Giulio Ciccone, teatino d'Occa, anzi di Brecciarola, ci hanno tenuto a precisare i teatini. E poi c'è il miglianichese Dario Cataldo. Vedete come soprattutto i bambini sono lì a fare il tifo. Giro d'Italia, cosa rappresenta per lei?
Come, non capisco. Cosa rappresenta il Giro d'Italia per lei? Per me è una cosa molto importante, io faccio sport da una vita, a me piacciono tutti gli sport, il ciclismo è stato uno degli sport che mi hanno sempre affascinato, non da ragazzino avanti, di tu mi sarebbe molto piaciuto fare il ciclista, ma allora non c'erano le possibilità di avere una bicicletta, quindi... Il tifo per lei per chi è? Ma veramente in questo momento faccio il tifo sicuramente per Nibali, che spero che venga a giro, ma faccio il tifo per Ciccone, il nostro compaesano che abita a poche centinaia di metri qua da casa nostra, penso un ragazzo promettente, in forte crescita, spero che possa fare qualcosa veramente di buono quest'anno. E sì, infatti ci sono già i primi applausi, quindi stanno per arrivare i ciclisti, vi ricordiamo, ma lo avete già detto, che poi proseguiranno su Viale Abruzzo, andranno a Manopello, poi a Popoli, poi lungo la statale 17 gli arriveranno all'Aquila, nel capoluogo di regione. Sarà una festa per il capoluogo, perché uno degli organizzatori, Maurizio Formichetti, ha scelto, ha voluto proprio questa tappa in nome del nostro capoluogo e della rinascita dell'Aquila. Poi domani Tortoreto, ci sarà una seconda, la partenza da Tortoreto, in quella che sarà la tappa più lunga del Giro d'Italia. Io mi avvalgo però di questi signori che sono sicuramente più esperti di me. Che tappa è questa secondo lei? Beh, io non è che sono proprio un grande esperto, però credo che sia una tappa molto complicata e difficile, tant'è vero che adesso seguivo la TV, ho visto che Nibali in prima persona si è messo in testa a tirare, perché si era creato un gruppo in fuga molto, perché poteva essere molto pericoloso, perché è un percorso molto nervoso, saliscendi, insomma molto impegnativo. Quindi potrebbe creare qualche problema sia a livello di classifica. Eh sì, dicono che sia forse una tappa delle sorprese. Scusami Carmine, che qui come puoi ben immaginare... Allora Antonella, adesso sono alla stazione, hanno appena imboccato Viale Abruzzo, quindi tra poco li vedrete transitare i corridori, quindi grande spettacolo tra poco davanti alle nostre telecamere. Vi facciamo vedere anche tutto ciò che riguarda la testa della corsa. Grande spettacolo davanti alle nostre telecamere... Siamo alla stazione, sono alla stazione e mi ha detto che c'è una fuga? Poco fa c'era una fuga in corso, sì, 78 sì, corridori, non so se sono state riprese, insomma c'erano alcuni spagnoli ben intenzionati a andare avanti, anche se il gruppo stava reagendo. Insomma. Conferma il direttore, abbiamo qui un artista che ci parla del Giro d'Italia dal punto di vista anche artistico, perché lei ha intenzione di immortalare il Giro d'Italia su una tela, giusto? Ma io sto riprendendo. Siamo in diretta, sì, su Rete 8. Niente, il Giro d'Italia è una magia. Queste sono le parole. Eccoli, eccoli. Possiamo esprimerci. Eccoli l'applauso, eccoli, li vediamo in diretta. Sono delle immagini veramente emozionanti. L'applauso della folla, le immagini della telecamera di Andrea Berardinelli sono passati naturalmente in un lampo. Noi che non siamo abituati a questo tipo di, come dire, di velocità. E sono ancora, c'è, cioè, immagino, un altro gruppo che sta arrivando, sì, me lo confermano gli sportivi, dalla stazione lungo Viale Abruzzo. Intanto mi diceva prima maestro che lei vuole immortalare su una tela il Giro d'Italia. Bah, oddio, essendo un artista può scattare qualche scintilla artistica e si può vedere di realizzare qualche opera sul ciclismo, che è uno sport bellissimo, anche se io non lo frequento. E guardate, stanno passando, Carmine, i nostri amici telespettatori, siamo proprio qui a bordo della strada, applausi per i ciclisti. Ciccone. Passò a stare il primo gruppo, il secondo gruppo. Quindi stare il primo del secondo gruppo. Sì, sì, tra le prime, del gruppo di testa, diciamo. Ecco anche l'elicottero, ovviamente, per le riprese aeree che ci hanno mostrato dei paesaggi bellissimi prima dell'Abruzzo. Ricordiamo che la tappa, settima tappa, è partita da Vasto e arriverà all'Aquila. Gli ciclisti sono passati per Chieti Alta, naturalmente San Giustino, eccoli, altro gruppone che si sta scatenando, un po' di ritardatari, un po' di ritardatari, sì. L'importante è arrivare, A volte sì, in certi casi c'è un altro addirittura completamente staccato che è passato adesso, hanno avuto qualche problema probabilmente, perché in questo periodo è tutto pianeggiante, non è grosso problema. Meno male che ho trovato lei, che di sport e di ciclismo ci capisce tutto, tanto. No, perché seguo, mi piace, sono appassionato di tutti gli sport, il ciclismo è una delle mie passioni. Senta, chi vincerà secondo lei, si sbilanci? Ma io spero Nibali.
Nibali. Certamente. Con il cuore però anche al vostro Ciccone. Ma Ciccone spero che vinca qualche tappa. Non credo sia ancora maturo, è giovanissimo, c'ha grosse possibilità di crescita, ma insomma per adesso può lottare per la vittoria casomai della maglia azzurra del Re della Montagna, speriamo così. Allora, i 176 atleti, giusto, sono tutti passati o ce n'è qualcuno ritardatario? No, pare che siamo terminati, il passaggio è finito, sono passate le manche a seguito, quindi è finito tutto. Allora ci possiamo mettere in mezzo alla strada? Non credo, sì. Il traffico è ancora bloccato perché aspettiamo la macchina di fine corsa, che è quella che completa la carovana. C'è un gruppetto ultra ritardatario. Ci sono moltissimi bambini. Attenzione, Antonella, attenzione. Ovviamente, come dici tu, aspettiamo la macchina. Eccoli! Eccoli ancora. Adesso sono proprio finiti. Adesso. Mi dicono che sono finiti. Finiti però nel, ovviamente nel senso del termine. Sei ancora in mezzo alla strada, Antonella. Fossi in te. La fine della corsa, ovviamente. Ce n'è uno in fondo. Ecco, Antonella. Io resterei sul marciapiede. No, mi allontano dalla strada. Io, come puoi ben immaginare... E infatti hai perfettamente ragione, visto che insomma abbiamo rischiato, c'è poi insomma un tifo da stadio e naturalmente ci sono le forze dell'ordine a fare in modo che tutto si svolga nel migliore dei modi. E ti voglio dire, mentre aspettiamo la fine della corsa sul marciapiede, hai detto bene, altrimenti rischiamo, soprattutto rischia l'operatore Andrea Berardinelli, ci sono soprattutto i bambini. Bambine, vi piace il giro? Sì. Che vi piace del Giro d'Italia? Le biciclette, i corridori. Le biciclette, i corridori, tutto. Ma dal vivo è diverso dalla TV? Sì, è diverso. È diverso dal vivo che dalla TV il giro? Sì, è diverso. Voi andate in bicicletta? Sì. Sì, noi ci andiamo. Ma così veloce, no? No. E allora ci possiamo avvicinare, se vuoi, Carmine, fin quando mi richiederai la linea, e se Tonino viene sul marciapiede perché rischia, credo, in mezzo alla strada, anche il maestro può venire vicino a me. Parlavamo, fin quando Carmine non mi richiede la linea, parlavamo degli scatti che hai, ci chiamo del tu, sì, hai fatto nelle precedenti edizioni del Giro d'Italia. A parte il blockhouse, qual è quella che ti è rimasta ancora nel cuore? Trofeo Matteotti. A Pescara? Scatti, sì, a Pescara, è una gara bellissima dove partecipano sempre i migliori di Europa. E i ciclisti del Giro d'Italia, chi è che ti è rimasto in mente e nella macchinetta? Abruzzese? No, in generale. Ma italiani? Oppure... Quello che vuoi. Sì, Merckx. Merckx. Chi vincerà la corsa? Guardi, non lo saprei dire, non lo so. È una emozione davvero entusiasmante, devo dire. Abbiamo avuto una allora, situazione privilegiata nel vedere sfilare i corridori. Adesso ti ridò la linea, Carmine, sì. E volevo solo ricordare che i corridori stanno proseguendo lungo via l'Abruzzo, poi Manoppello, poi Popoli, poi lungo la statale 17 per l'arrivo all'Aquila. Ovviamente la tappa è partita da Vasto, domani invece partenza da Tortoreto. Bene, abbiamo vissuto questi attimi così euforici ed entusiasmanti perché il Giro d'Italia da 102 anni accende gli animi degli sportivi. E non ti restituisco la linea, e un buon proseguimento ai telespettatori della TG8. Grazie Antonella, ci hai fatto vedere il passaggio della corsa proprio nel momento in cui transitava tra gli altri il gruppo di testa un abruzzese, Dario Cataldo.